Qualche tempo fa, a inizio lockdown, vi abbiamo proposto un interessante confronto sulla carta tra il nuovo Piaggio Medley 150 e il vecchio Honda SH, il re degli scooter a ruota alta cittadini. Ora che però di vincoli non ce ne sono più e il nuovo Honda SH 2020 è finalmente arrivato, è tempo di passare dalle parole ai fatti. Secondo voi, quale è meglio tra il Piaggio Medley 150 e il nuovo Honda SH 150? Scopriamolo insieme! E che si va! Come negli incontri di box, iniziamo dallo sfidante, il Piaggio Medley 150, e dalle sue finiture. Ladies and gentlemen, out of the blue corner! Rispetto alla precedente generazione, il balzo in avanti è davvero notevole. Il design ora è più moderno, specialmente nella zona anteriore, che è stata completamente riprogettata con una nuova presa d'aria centrale. Mi colpisce decisamente la cura con cui sono assemblate le plastiche, davvero esemplare. Il cruscotto è completamente digitale e c'è l'app Mia per connettersi via Bluetooth allo smartphone, che è di serie sulla versione S, optional da 196 euro su questa versione che è la Classic. Ciliegina sulla torta al gusto tecnologia è il nuovo faro anteriore a LED, mentre sono ancora con lampadina tradizionale le frecce. Il nuovo Medley 150 sembra davvero ben fatto e costruito rispetto a prima. Il confronto per quanto riguarda le finiture potrebbe tranquillamente concludersi in parità, perché questo da sempre è uno dei punti forti dell'SH. Anche il nuovo modello, come la tradizione, ha elevatissimi standard di qualità e trasmette una piacevole sensazione di robustezza. Da tempo l'SH monta fanali anteriori full LED, ma sul Model Year 2020 sono stati riposizionati, infatti non sono più qua sul manubrio, ma sono qui sotto sullo scudo, e questo nuovo layout regala un frontale più aggressivo. Di ottima qualità anche i blocchetti elettrici da cui si comanda il display, ricco di informazioni, ma che purtroppo non dispone della connettività Bluetooth e per via della retroilluminazione negativa è meno visibile rispetto a quello del Medley. La rivincita però arriva con il pratico sistema di sblocco e avviamento keyless. Per partire è sufficiente tenere in tasca la chiave elettronica, che da quest'anno comanda anche la serratura del bauletto. Il Piaggio Medley 150 però in quanto a praticità non parte certo battuto. Perché? Perché il suo sottosella è il più grande della categoria e ovviamente anche più grande di quello dell'SH, perché qua al suo interno ci stanno ben due caschi integrali più altri piccoli oggetti se siete campioni di Tetris. Se lo spazio non vi dovesse bastare, però c'è sempre il vano nel retroscudo, che ha anche una presa USB per la ricarica dello smartphone. La pedana però, come potete vedere, non è piatta, perché come sull'SH il serbatoio è qua sotto, ma qui c'è un ingombrante tunnel che riduce lo spazio per i piedi. L'Honda SH ha un sottosella che può ospitare un solo casco jet e lo smartphone che si può ricaricare attraverso l'apposita presa USB. Lo spostamento del serbatoio da sotto la sella a sotto la pedana ha permesso di ampliare il vano di altri 10 litri per un totale di 28, ideale se volete anche riporre un completo antipioggia o una catena. A favore della praticità, ecco una pedana non ampissima ma liscia come un tavolo da biliardo e il bauletto nel quale si può riporre l'eventuale secondo casco. Con questa soluzione Honda è venuta incontro in modo intelligente alle esigenze di carico dei proprietari, caratteristica essenziale per un veicolo cittadino come lo scooter. Peccato sia sparito il piccolo valone nel retroscudo, comodo come svuotatasche oppure per riporre le chiavi del box. In sella allo scooter Piaggio si sta comodi e si viaggia senza particolari costrizioni.
La seduta posta a 799 mm da terra permette di toccare con facilità il terreno e questo infonde maggior sicurezza quando c'è da fare lo slalom tipico. Nel traffico un po' come Alberto Tomba. Rifaccio la faccia alla tomba? Sì. Hop, hop. È solo un'impressione, ma rispetto all'SH sembra di toccare con più facilità il terreno. Il passeggero viaggia comodo, grazie anche alle nuove pedane con gomma antisdrucciolo che evitano al piede di scivolare, ma ammortizzano anche alcune vibrazioni trasmesse dallo scooter, oltre che alla bella porzione di sella che è stata ridisegnata, che è ben imbottita, ampia, e ci sono anche delle pratiche maniglie a cui aggrapparsi. Buona l'ergonomia dei comandi, che sono tutti facilmente raggiungibili e utilizzabili anche con i guanti invernali, ed è buona anche la protezione offerta dallo scudo, che è molto ampio, quindi le gambe rimangono ben protette, meno il busto, perché come vedete qui il parabrezza non c'è, non è offerto di serie come sul rivale. Come posizione di guida l'Honda SH si gioca delle ottime carte grazie alla corretta distribuzione delle misure. Sembra un po' più grande del Medley, ma è questione di millimetri. La forma della sella, alta dal suolo 799 mm, costringe ad allungare un po' le gambe per toccare bene coi piedi per terra. Anche in questo caso il passeggero è trattato con i guanti, può appoggiarsi al bauletto e ha comode pedane antiscivolo anche qui. Meno comoda invece la seduta, che è meno imbottita. Come l'SH, anche il nuovo Medley è spinto da un motore più potente e performante. Il monocilindrico ai jet eroga infatti ora 16,3 cavalli. Come sull'SH, anche qui c'è il sistema start and stop per ridurre i consumi, che si attestano a 41,3 km con un litro. La ciclistica rimane sostanzialmente invariata, con il telaio monoculla in tubi d'acciaio supportato da una forcella telescopica e da un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico della molla. Un'altra novità viene dal pneumatico posteriore da 14 pollici, che si abbina all'anteriore da 16, che è più largo che in passato, 120-70 contro 110-80 di prima. Questo per garantire una maggiore tenuta di strada. L'impianto frenante è composto da due dischi, anteriore da 260 mm al posteriore 240. Ovviamente c'è l'ABS, che è obbligatorio per legge, ma qui non c'è il traction control. Grande pecca. Lo spostamento del serbatoio di cui parlavamo in precedenza è stato possibile grazie al nuovo telaio in tubi d'acciaio con trave dorsale inferiore, ma non è la sola novità. La coppia di ammortizzatori posteriori è stata aggiornata con una nuova taratura e sull'SH sono regolabili nel precarico. L'altra grande novità è il motore, che è cresciuto nella cilindrata, nelle prestazioni, ha due valvole in più e adesso è Euro 5. Ora il motore monocilindrico è da 156 cm3 e sviluppa 16,9 cavalli e 14,9 Nm. Leggermente migliorato il consumo dichiarato di 43,5 km al litro. Rispetto al Medley, qui le ruote sono entrambe da 16 pollici. L'impianto frenante è composto da due dischi da 240 mm con ABS. Ma in più qui c'è il traction control, un grande vantaggio rispetto al Medley, soprattutto per chi usa lo scooter tutto l'anno e in tutte le condizioni. Ok, va bene, questi sono i numeri, ma come si traducono in città il loro habitat ideale? Il Piaggio mostra una vivacità davvero esemplare. È buono lo spunto, ma è buono anche l'allungo, grazie all'ottimo lavoro fatto dal variatore automatico. Il confronto sarà anche in bilico, sul filo del rasoio, ma se parliamo di comfort non c'è partita, perché il Medley assorbe meglio buche e pavé grazie a sospensioni che lavorano meglio e una sella più imbottita. Il mix di misure per le ruote da 16 davanti e 14 dietro assicurano una buona stabilità sul veloce e un comportamento neutro tra le curve. Sulla modulabilità e l'efficacia di freni e ABS non c'è nulla da dire, quindi voto più. L'SH risponde con la medesima vivacità nello spunto e negli allunghi, anche se è avvertibile qualche vibrazione in più a livello di pedane e manopole. Come già detto, il Medley sulle buche va un po' meglio dell'SH, che però non va affatto male. La forcella lavora molto bene, ma purtroppo gli ammortizzatori posteriori soffrono ancora un po'.
Ottima l'agilità sia negli slalom cittadini sia nelle strade extraurbane, merito dell'ottima distribuzione dei 134 kg di peso in ordine di marcia, due in meno rispetto al suo rivale. Nulla di fastidioso, ma il cerchio dietro più grande rispetto al medley rende l'SH un po' meno svelto nei cambi di direzione. Ottima la risposta dell'impianto frenante per efficacia e modulabilità, mentre l'ABS è poco invasivo proprio come il traction control. Dietro lo scudo c'è la stessa protezione per le gambe dell'italiano, ma l'SH vince perché ha il parabrezza e i paramani di serie. Basta una copertina aftermarket e l'inverno è messo in scacco. Il Piaggio Medley 150 è disponibile in versione base nelle colorazioni bianco, come potete vedere, oppure nero e azzurro, con finiture bronzo ai lati. Il suo prezzo è 3.599 euro per la versione base. La versione S invece, più sportiveggiante con finiture rosse e dischi dei freni con profilo a margherita, costa 100 euro in più e però ha di serie anche l'app Mia. Per equiparare la dotazione del Medley a quella dell'SH però c'è da aggiungere circa 500 euro da spendere tra parabrezza con paramani e i supporti per montarlo e il bauletto, che però non è keyless. Il nuovo SH 150 è disponibile nelle colorazioni bianco, nero, grigio e rosso. Il cartellino però è superiore rispetto a quello del Medley perché si parla di 3.740 euro, ma qui è tutto di serie, dal parabrezza con paramani al bauletto fino all'avviamento keyless con antifurto, un equipaggiamento che sposta l'asticella verso lo scooter giapponese. Non è una vittoria per KO. Il vincitore si è aggiudicato l'incontro ai punti, come negli scontri tra i grandi campioni. Il Piaggio Medley si è avvicinato molto al suo rivale Honda SH, superandolo anche in determinate categorie. L'SH però è stato capace di respingere l'attacco emergendo alla lunga distanza, questo grazie alla miglior dotazione offerta di serie, ovvero parabrezza e bauletto con comando keyless, e anche al nuovo motore che è pari come prestazioni rispetto al Medley ma è già omologato Euro 5. E voi che cosa ne pensate? Secondo voi qual è il vincitore di questo scontro? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci sui canali social Instagram, Facebook e Twitter, ma soprattutto sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!